Buon ragazzi, e riprendiamo la nostra zombata. Allora, non mi ricordo, eravamo rimasti al round 11. Avevamo la maschera di gas, lo scudo, ci manca la valvola e due pezzi per il KT4. Ok, allora, raga, il problema è tutto uno. Non mi ricordo davvero in dove si trova sta roba. Allora, tipo, che ci fosse da fare qualcosa con... Quanto cazzo fa schifo il CUDA? Manco io lo so. E sto dicendo, ragazzi, che ci fosse da fare qualcosa con qui ci muoio. Ora lo dico, eh. Allora, stavo dicendo che ci fosse da fare qualcosa con dell'acqua, ne son sicuro, ma non mi ricordo che cosa. Ora magari ce lo andiamo a scoprire. Che ho visto c'è qualcosa. Oh, queste buone. Allora, vediamo un pochino di scoprire il che si deve fare. Perché se non mi ricordo male, qua sotto, te muori subito, ci dovrebbe essere una specie di tunnel con l'acqua, che è qua. A un certo punto ci doveva essere tipo dell'acqua coloreata. A ricordarsi in dollera. Il problema, ragazzi, lì è tutto quello. Che non mi ricordo dove. Ora, per fare una cosa veloce, dovrei rompere tutto qui, rifare un giro e riprendere il double tap, che a me mi serve e mi serve anche tanto, perché lei è proprio buono come il pane e come la bistecca, visto che il nome del canale è quello, ragazzi, quindi anche per logica la mi dovrebbe garbare. Allora, te morici e bevi, vai. No, 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 non funziona così. Ora sei un'arma seria. Oh, questa è che serviva. Oh, cazzo, raga. E ci manca un pezzo, ci manca. Eri l'ultimo. Bravo, zio, sei un grande. Allora, ragazzi, praticamente adesso ci aspettiamo il round. Prendiamo il per due. E poi vediamo di ricordarsi dove era il punto dell'acqua. Perché io veramente non me lo ricordo. Allora. Ora, torniamo di là dentro. No, aspettiamo un secondo. Facciamo. Ma vaffanculo, brutto budrillone di merda. Quanta cazzo di vita hai, zio? Potresti anche morire ogni tanto, eh? Oh. Eh no, non funziona così. Vai. C'è un altro. Ma allora voi mi volete male voi. Buone, buone. Ciao zio. Ciao zio. Maschera, grazie. Ce ne sono ancora? Un po'. Un po' vuol dire che te tu puoi morire. E siete in due. E laggiù, no, siete un po' più di due. Laggiù che c'è? Un instant o una nuke? Un instant, vabbè, pigliamolo. A parte questi due, anzi quest'uno. Non ce ne sono altri, non è vero. L'ultimo. Forse lui, raga, è l'ultimo. Ok, allora. Abbiamo 7170 punticini. Vediamo di farci qualcosa. Allora, però, prima di tutto. Prima di tutto. Io mi ricordo che c'era un posto. E lì, ragazzi, c'è la valvola. Me lo ricordo. Il problema è che non mi ricordo dove è sto posto. Eccolo lì. Lì, raga, si deve andare a noi. Qua, raga. Sì. Porca miseria. Vieni, vieni, zio. Ci facciamo un bel bagnetto ora. No, dov'è la... Oh, aria, aria, aria. Mi serve aria. Andiamo. Allora. Qua
qui non c'è. Che qui, raga, a un certo punto, a una certa, eccola, la mia valvolina preferita. E se tipo noi si va fino in fondo, forse c'è tipo la piantina. Vero? Eccola lì, raga. Mamma mia, si è fatto tutto, signori. Si è fatto tutto. Usa una sporia per respirare sotto. Guarda là. Raga, si è fatto la spesa, via. Già capivo io. Qui c'è l'aria. E si riparti. Vai. Via, via, ci si fa arrivare a fondo. A posto. Ma volete mettere meglio di sì, ragazzi? Perfetto. Andiamo alla macchinettina. Dov'è? Ma bella. Ah, eccola. E si era buggata. Bene, non si vedeva. Io avrei proprio il CUDA. Ma ora. Olè, raga, e direi che siamo a posto. Mamma mia, che prestazione. Si è fatto tutto. Si mette il pack a punch ora. Io quasi quasi farei anche un po' di casse. Magari ci troviamo qualche arma bellina. Facciamo qualche roundino e poi siamo a cavallo. Badalassa, mamma mia, ragazzi. Sì. Si è fatto meglio a fare una zombata da soli che a rifarla. Sia in due. Vabbè, a parte su Shadow, ragazzi, le cose da fare sono anche meno. Su The Rise and Dark sarebbero anche tante, però. E purtroppo mi è capitata una squadra un po' imbranata. Io sono morto a cazzo. E quindi andava a finire in quella maniera. Però ci poteva stare di farla un pochino meglio la zombata. Vabbè, qui leviamo ragnatele. Prendiamo la speed cola. E ecco, no, forse. Forse però per entrare qui dentro. Ora non mi ricordo, ma. Certo! Eccolo lì! A posto, raga! Sì. Ci si fa un round. Lasciamo qualche zombie. Facciamoci un'arma buona che. Con la Regan ci ho un pochino litigato io. E poi siamo a posto. Vai, vai. Avvogliati. Veloci. No, ok, a posto. Meglio di così, raga, non si poteva fare. Facciamo qualche cassa. KG40, buono, ma non buonissimo su zombie. Va bene. Vorrà dire che sarà HC40. Vabbè raga, via, mi vogliono far fare il pack a punch, dai. Ciao. Ciao. Temorici tranquillo proprio. Vai, tutto fuoco. Spiana tutto. Ok, raga. Allora, riprendiamo subito. Ho fatto un'altra breve pausa. Ormai oggi questa sarà la zombata delle brevi pause. E bisogna pack-a-punchare subito l'arma. Così ci cosiamo. Ci possiamo fare un po' di belle cosette. Facciamo veloci, che sarebbe proprio buono. Vai. Post bruciatore 2.0. E perché purtroppo non riusciamo. Ce n'è ancora uno? Ok. 1910 sono troppi pochi punti, ragazzi. Il problema è quello. Ok, sono due. Non ce la facciamo. Se fosse, ragazzi, arrivata a 2000 punti, a 2500 punti, l'avrei fatta campanciare per la seconda volta. E sarebbe stato utile per quando adesso siamo a fare, diciamo, la mini boss fight contro il ragnone gigante. Però va bene lo stesso, dai. Allora, andiamo subito. Partiamo, raga. Non sarà facile perché non mi ricordo che cazzo doveva fare. Però ce la possiamo fare. Siamo anche da soli, quindi ti immagini. Oh, che cazzo vuoi, zio? Ok, in faccia, in bocca bisogna sparargli, è vero?
Oh, ammazzo, ho rotto il cazzo, Toso, però. Porca puttana, ragazzi. Stavo in silenzio perché ero troppo concentrato. Con quel troio di ragno di merda che mi stava rompendo le palle. Sopravvivi un cazzo, sopravvivi. Morite, aborti. Ok, apri la bocca, schifo. Veloce. Veloce, veloce. Bravo, zio, bravo, zio. Oh, mi sono castrato. Ma che cazzo? Ma guardate che cazzo. Non ci preoccupiamo, ragazzi, dei colpi, Ne sto sparando tanti, ma è tutto regolare. Ok, è morto. Ok, è morto. Poi qui tipo c'era a un certo punto anche appunto un pezzo dell'easter egg dove, cioè, tipo interagivi col tizio, ti partiva a parlare Nicolai. Non mi ricordo perché, ma doveva far così, tipo. E qua ci doveva essere tipo il Widow's Wine, ma non lo possiamo prendere perché abbiamo già 4 pack. Bella. Bella così. E però alla fine, ragazzi, abbiamo 4 perk che sono utili alla nostra causa, perché comunque sono i perk più utili per noi, questi, per giocare in singolo intendo. Quindi bella. A sto punto, ragazzi, il cazzo si fa a nulla, perché tutti i prossimi step riguarderebbero quasi tutti gli easter egg. Quindi, ma forse possiamo anche arrivare alla fine del video, perché effettivamente, raga, e che si sta a fare qui? Cioè, nel senso, non si deve fare nessun record di round. Quindi io direi, facciamo questo round, magari un altro. Vada bellino, raga. Tutti i buboni li faccio apparire a questi zombacci di merda. Guarda lì, che splendore. Lo scudo shotta? È abbastanza. Però non lo vorrei perdere del tutto. Come non detto proprio, raga. Cioè, stavo per dire, non lo vorrei perdere del tutto. Tac. Eccolo, si è proprio rotto ora. Un bel bonus saldi addirittura. Attenzione. Cosa che non useremo mai. Tentiamo a fare un po' il teschio, che ancora non l'abbiamo usato. Guarda là, raga, com'è forte però sto coso. Guarda lì. Boia. Questo raga è forte, Il teschettino di Nan Sapua. Sapue veramente devastante. Sì, boia. Bella, raga. Round 16. Ne ha fatto una buona zombata. E quasi la possiamo davvero, ragazzi, chiudere qua. Ora non è un'ora che siamo qui, però saranno già 45-50 minuti abbondanti. Quindi, secondo me, possiamo davvero chiuderci qua. È stato un buon ritorno, raga, su Zetsubo. Devo dire che me la ricordavo peggio. Forse era più il pensiero della mappa. Ecco, però se devo fare una critica, ed è reale, ragazzi, a questa mappa, non ci sono tanti posti per girare. Cioè, se uno vuole fare round alti su Zetsubo, ho proprio sbagliato. Perché effettivamente proprio posti adatti dove girare non ci sono. Perché, guarda, cioè, questo dove sto girando io adesso credo sia tipo uno dei posti più larghi. E è tutto tranne che largo, ragazzi. Cioè, qui è proprio tutto tranne che largo. Perché come fa a essere largo qui non lo sa nessuno. E un altro posto interessante potrebbe essere qui. Ma anche qui, tra tutte le rocce ci sono in mezzo e tutto, è molto scomodo passare. Quindi alla fine non so, ragazzi, se proprio ci siano posti adattissimi per girare. Però comunque devo dire che non c'è male come mappa. Me la ricordavo appunto peggio, come ho già detto. E sì, altre cose da fare non mi sembra ci siano. Quindi finiamo, ragazzi, il round e chiudiamo la zombata. Non vedo più zombie, però. Si sono spaventati a vedere il teschio? No. Che è successo? Che è successo? Avete paura, eh? Lo so. Lo so, fa paura a tutti il teschio di Nan Sapue. E muore, zio. E finiamo il round, ragazzi. 3, 2, 1. Stop. Termina partita. Sì.
17 round per noi. Una buonissima zombata, ragazzi. Fatto il nostro, abbiamo fatto tutto, perché alla fine abbiamo montato veramente tutto. Abbiamo fatto lo scudo, la maschera a gas, il KT4, e abbiamo fatto anche il teschio. E trovato anche tutti i pezzi per il pack a punch. Quindi alla fine direi che ce la siamo cavata abbondantemente bene su sta mappa. Soprattutto se poi, ragazzi, consideriamo che ero in singolo e non ci siamo tipo da 7-8 mesi come minimo, ma proprio come minimo, ragazzi, quindi non c'è male. E niente, spero che anche questa zombata vi sia piaciuta. Abbiamo un liquid divino, solo uno? Ah, vabbè, spacchettiamo insieme. Stavo dicendo, ragazzi, spero che questa zombata vi sia piaciuta. Come sempre vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su, così anche da farmi capire se zombie, per come lo tratto io, almeno, a parte, ragazzi, adesso lo tratto in maniera un pochino diversa, ma comunque in generale per farvi capire, cioè per farmi capire se zombie può essere una buona serie da portare sul canale in generale, anche proprio, ragazzi, su Black Ops 3, non per forza su Infinite Warfare, però volendo, secondo me ci potrebbe stare. Quindi commentate anche come sempre, iscrivetevi al canale e dunque dai che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. E domani, ragazzi, mi sa, o domani o domani all'altro, mi sa che ci sarà Gorod Krovi. Buona!